Jessica, tu lo sai che Tom Hiddleston non uscirà da quelle pagine anche se continui a leggere, vero? L'importante è non perdere mai la speranza, come lo sai a memoria, mettilo giù, non succederà niente. Jessica, domani sarai single esattamente come oggi, senza Tom Hiddleston, dacci un taglio. Fidati della vecchia signora, fidati, dammi qua, condividi, impara a condividere, dammilo, okay? Che inizia una nuova puntata di Costoro Universo Nerd, dove parleremo di... Loki! Con dignità, scusate. La pandemia continua, ma solo in streaming, con due film catastrofici, Awake e Chaos Walking. Vi prego, scusatela, il fatto che la serie di Loki stia per arrivare su Disney Plus le sta chiaramente dando la testa. Esatto, le mie fantasie su Tom Hiddleston sono pari solo alla versione migliorata, upgrade, di Final Fantasy VII Remake su PlayStation 5. Dalla next gen alla old gen, il Raffo ci racconta l'incredibile storia del PC Engine. Mentre con Meadow andremo alla scoperta della natura per catturare in foto gli animali e i paesaggi più emozionanti. A proposito, a parte che ti vedo veramente poetica, ma hai pensato che catturare un Pokémon sia una cosa piuttosto crudele? Io a Pikachu gli staccherei la testa. Proprio così, la tocchi piano. Ma non divaghiamo. Ora inizia un nuovo episodio per famiglie di Crossover Universo Nerd. Ciao Pikachu. Pika! Signori, signore, e belli, brutti, amici, gatti, e nemici, tutti. Gatti, canarini. Benvenuti in un nuovo episodio di Crossover Universo Nerd. Miki, oggi si parla di Loki. Ma non adesso. Tom Hiddleston esce la serie. Sì, lo so, ma non adesso. Sto morendo. Ma non adesso, mi dispiace. Guardami, non adesso. Ma io ho la maglietta di Loki. Lo so, amore, ma adesso parliamo con Ale, con la furbionda. Esatto, parliamo con Ale. Ciao Ale. Mi dispiace. Di Awake, faccio una piccola intro perché mi interessa un sacco, esce il 9 giugno su Netflix e arriva un evento globale, sì, che disattiva i sistemi elettronici e improvvisamente le persone non possono più dormire. Non possono più dormire. Sì. Quindi è un terrificante incubo sull'insonnia. Sì, tipo io morirei. Ma Ale ce ne parlerà sicuramente meglio. Non so, Ale ha fatto una faccia che mi ha inquietato tantissimo. Sì, guarda male. Cosa abbiamo detto di orribile? Tu in realtà supporti l'insonnia. Nulla. No, assolutamente è molto interessante l'aspetto, diciamo, per il quale uno si immagina cosa succederebbe se nessuno dormisse più e quindi ovviamente tutti sclerano malissimo, questo è quello che succede, sì, molto in breve in Awake. Awake, che ha come protagonista Gina Rodriguez, e se non fosse che una delle mie opere preferite in assoluto è Jane the Virgin, non saremmo qui a parlare di Awake, perché in realtà penso che farà abbastanza schifo. Però comunque... la tocca piano come al solito Alessandra, la tocca ormai pianissimo, lo sappiamo. In realtà io ho sempre molto scetticismo verso i disaster movie, perché dici, vabbè, sempre disastri sono, sempre andare alla ricerca, no, dell'introspezione di se stessi, degli altri, di questa, cioè questa ragazzina, no, che lei è la figlia della protagonista, è l'unica che rimane capace di dormire, quindi chissà cosa succederà, quindi tantissimi richiami anche ad altro, ecco. Ci vedo tanta roba qua dentro, ma me c'era. Esatto. O è un brutto minestrone? Ma sarà roba sua? Cioè, questa è la mia domanda. Cioè, quando fate questi film, prendete qualcosa anche di nuovo o soltanto citazioni? Tra citare e copiare, però. Certo, però spesso sai che accade. Tra citare e copiare, dici tu, la linea sottilissima. Esatto. Adesso però ci guardiamo un approfondimento su un altro film che deve uscire, Chaos Walking, con Tom Holland. È un approfondimento che fondamentalmente metterà sul piatto le nostre impressioni su questo film, che non penso siano particolarmente positive, visto che a quanto pare pettegolezzi ci raccontano che rumors. Tom Holland abbia sbagliato copione, cioè che non sia un po' granché. Ecco, non la tocco come Alessandra, la tocco un po' più piano. Vediamo l'approfondimento, vediamo cosa ne pensiamo noi di Crossover Universo Nerd. Dall'8 giugno su Prime Video è il turno di un nuovo film sci-fi distopico, Chaos Walking, diretto da Doug Liman, regista di un altro caposaldo del genere, Age of Tomorrow. Quando ti svegli, Gianni,
Se in quel caso la coppia alla guida era formata da Tom Cruise ed Emily Blunt, in Chaos Walking tocca a Tom Holland e Daisy Ridley, ma più giovani e inesperti di come li abbiamo visti recentemente. La pellicola ha avuto infatti una produzione travagliata, iniziata nel 2017 e ripresa varie volte per i test screening poco favorevoli. Corre l'anno 2257 sul pianeta New World e uno strano fenomeno, definito il rumore, amplifica i pensieri delle persone tanto da renderli percepibili agli altri. È strano vedere tutto quello che pensi. È strano anche per me non sapere cosa ti ronza in testa. Il giovane Todd vive con i suoi padri adottivi in un villaggio dove anni prima le donne sono state sterminate da creature indigene. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando una navicella si schianta nella foresta con a bordo Viola. La ragazza sembra non essere affetta dal rumore, suscitando così l'interesse del prepotente sindaco Prentice, interpretato da Mads Mikkelsen, che ne ordina la cattura. Todd decide però di proteggerla e aiutarla a fuggire. Ti proteggerò. Tratto dal romanzo bestseller di Patrick Ness, The Knife of Letting Go, Chaos Walking cerca evidentemente di ricalcare la scia del dispotismo lanciata dai vari Hunger Games, Maze Runner e Divergent. Le premesse per incuriosire ci sono, ma il risultato lascia a desiderare. Il film si discosta molto dal romanzo, creando così dei buchi di trama che lo penalizzano. Inoltre, i due protagonisti sono oscurati dal loro antagonista, anche per l'ottima interpretazione di Mikkelsen. Si può notare come inizialmente Tom Holland e Daisy Ridley recitino in maniera molto meccanica e fredda, mentre nelle scene aggiuntive filmate nel 2019 si mostrino più sciolti e convincenti. E poi abbiamo visto troppe volte la rappresentazione di società distopiche dove degli adolescenti si fanno eroi per riscattare un mondo corrotto. Per attirare l'attenzione degli spettatori di oggi bisogna voltare pagina, magari prendendo spunto da chi ci è riuscito con successo. Ma vi rendete conto di quanto sia stupenda Black Cat? Tra l'altro io ho fatto anche il cosplay tempo fa, ma assolutamente proprio siamo lontani, siamo distanti. Comunque, scusate, bando alle ciance. Andre, eccoci. Hai visto cosa ti ho portato? Sì, è bellissimo. Ti ho portato Black Cat, anche perché questa è una Black Cat particolare. Okay. Perché questa appartiene, è prodotta dalla Cotobuchia, appartiene alla linea Bishojo. Ed è una reinterpretazione fatta con un disegno di un disegnatore famoso giapponese e poi appunto l'azienda riproduce il personaggio in uno stile molto kawaii, cioè quindi molto molto giapponese. Sì. E come vedi veramente bello e particolare, quindi stupenda. La tuta proprio lucida, nera, i gioielli. Quindi questa è una dei villains, possiamo dire, del mondo di Spider-Man, quindi sì, con tutta la sua bella sensualità. Meravigliosa, veramente. Di Felicia, eccetera. Quindi molto, sì, molto particolare. Ma ti ho portato anche... Vedi? Ma ti stavo dicendo Bruce Wayne, Batman, sai che io amo. Cosa? Non è Bruce Wayne. Come non è Bruce Wayne? Questo è Thomas Wayne. È Thomas Wayne. Ti dico una frase, what if? Cosa sarebbe stato se... Quindi qua siamo nel mondo del Flashpoint, quindi il mondo alternativo della DC Comics, quindi di Batman, dove è morto Bruce. È morto Bruce invece che Thomas. Al posto dei genitori. Quindi è sopravvissuto Thomas, è sopravvissuta la moglie, è morto Bruce. Quindi Thomas prende i panni, quindi diventa lui Batman. Diventerà un Batman super cattivo. E questo è proprio cattivo, è lui, tipo. Quindi è Thomas Wayne in versione Batman. Mamma, bellissimo. Ed è un Batman molto molto cattivo rispetto infatti, a come siamo abituati al Bruce Wayne che non uccide, quindi che cattura. Tendenzialmente lui buono. Va in giro con, come vedi, due fondine. Le pistole. Con due pistole, proprio perché lui li uccide, i cattivi li uccide. Vederlo. Anche con questa bellissima base che si può staccare. Mi fa impazzire il mantello. Faccio vedere che okay. Perché riprende poi il logo bello. Di Batman. È vero, c'è proprio la scritta Batman. Veramente particolare. Quindi questa permette di avere la sua stabilità. E Cotobuchia sta realizzando dei bellissimi prodotti sempre anche da questo mondo alternativo, appunto del Flashpoint, del mondo DC Comics. Fantastico. Quindi spazio, come hai visto, dal mondo Marvel, mondo DC Comics ed anche un mondo particolare che è quello che stai guardando. Ecco, perché infatti ti volevo chiedere, Dead by Daylight, assassini, quindi la mia passione. Lui è? Lui è il The Trapper, quello con la trappola d'orso in mano.
Quindi quello è il primo personaggio realizzato appunto dalla Kotobukiya, tratto da quel famoso videogioco, quindi un survival horror, tutti gli effetti, molto molto particolare, sicuramente ci hai giocato. Tra l'altro sì, poco, ma la cosa molto bella è che nonostante sia uscito da un paio d'anni, da un po' di tempo, lo continuano ad aggiornare, tant'è che il 15 giugno inseriranno come personaggio il Nemesis di Resident Evil, sì, sempre come assassino. Ma a proposito del Trapper e di Dead by Daylight, che stavamo parlando di videogiochi, adesso esce Final Fantasy VII Remake. Under, tu ci hai mai giocato? Ci ho giocato all'inizio, forse al Final Fantasy 1. Ok, proprio indietro. Dietro nel tempo. Fantastico. Beh, adesso esce la versione di Final Fantasy VII Remake Intergrade, che sarebbe praticamente il porting su PlayStation 5. Quindi upgrade, grafica eccezionale, che già era bellissima. Quindi un motivo in più di comprare la PlayStation 5. Esatto, esatto. Vediamo quanto è migliorato questo Final Fantasy VII Remake Intergrade. Dopo il successo riscosso su PS4 l'anno scorso per il remake più atteso da tutti i fan di Final Fantasy, è ora la volta di PlayStation 5. Prepariamoci a tornare nel vivo dell'azione con Cloud e compagni in Final Fantasy VII Remake Intergrade. Questa nuova versione contiene delle nette migliorie grafiche che vanno a correggere la scarsa risoluzione di alcune texture riscontrate in precedenza. Come siamo ormai abituati a vedere nei titoli PS5, anche qui troviamo due diverse modalità di gioco. Una con risoluzione 4K e modelli poligonali ultra dettagliati e una modalità performance che invece raddoppia i frame al secondo rispetto alla versione old gen. Immancabile poi l'uso dell'SSD per ridurre quasi a zero i tempi di caricamento, mentre non viene sfruttato il ray tracing per l'illuminazione dinamica. Al suo posto è stato rivisto il sistema di illuminazione nativo, con l'aggiunta di un effetto nebbia durante le scene notturne, per rendere le atmosfere dei bassifondi di Midgar ancora più emozionanti. La grande novità di questa edizione PS5 è però nel gameplay. Intergrade vedrà infatti la presenza di un DLC esclusivo in cui vestiremo i panni della ladra ninja al servizio di Butai, Yuffie Kisaragi. Al suo fianco ci sarà un personaggio inedito, Solon, anch'esso un ninja al soldo di Butai che aiuterà la nostra Yuffie nella sua missione. Insieme a loro troveremo anche un'altra cellula dell'Avalanche, mentre per quanto riguarda i villain ci troveremo a fare i conti con la affascinante quanto crudele Scarlet, direttrice del Dipartimento Armamenti della Shinra, e con il letale Nero lo Zibellino, personaggio finora apparso solo nel meno apprezzato capitolo per PS2, Dirge of Cerberus. Che questo DLC sia un modo da parte di Nomura per introdurre nel titolo principale anche le storie narrate nei capitoli spin-off della serie? Staremo a vedere. Mentre per gli utenti Xbox, da GameStop è possibile prenotare Xbox Series X con inclusi Call of Duty Black Ops Cold War e 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e risparmiare fino a 150 euro riportando le console usate. Solo per i possessori di card GameStop Zing Plus. Ed eccoci qui insieme alla nostra Giadina International. Ciao Gia. Giadi, qual è il tuo personaggio preferito di Final Fantasy VII? Mi piacciono tutti, però se proprio ne devo scegliere uno, Yuffie. Beh, perfetto. Quindi adesso con l'Intergrade puoi anche giocarla. Non vedo l'ora. Amazing. Ma adesso lasciamo perdere Final Fantasy e giochiamo a Meadow. Sei carica? Carichissima. Anche io. In Meadow i giocatori interpreteranno degli esploratori e il loro obiettivo sarà quello di osservare la natura. E pensate che le storie più interessanti ci saranno raccontate da animali e piante. Gli esploratori viaggeranno spinti dalla propria passione e dalla propria curiosità, con lo scopo di diventare i migliori esploratori, raccogliendo così souvenir donati da animaletti, paesaggi e piante. In Meadow le protagoniste assolute saranno le carte, che tra l'altro sono illustrate a mano e sono meravigliose. Tra le carte a nostra disposizione avremo le carte terreno, le carte osservazione, le carte panorama e le carte scoperta. La plancia falò è il luogo in cui tutti i giocatori possono riscattare i propri obiettivi. Obiettivi e carte servono ai giocatori per accumulare più punti e di conseguenza per avvicinarsi sempre di più al titolo di miglior esploratore. Esatto, Ge. Il miglior esploratore infatti verrà eletto in base alla quantità di carte giocate e
degli obiettivi raggiunti nel corso della partita. In Meadow potremo ammirare la natura grazie a paesaggi suggestivi e divertenti curiosità. Quindi ragazzi, zaini in spalla e andiamo. Let's go! È arrivato il momento di collegarci con una delle voci di crossover universo nerd più autorevoli, più importanti, più solide, più concrete. Secondo te di chi sto parlando, Jessica? Ma ovviamente sto parlando di Papa Nicolò Mirra I. Esatto. Ho deciso che questo ragazzo mi deve entrare in onor di santità da adesso, dal 2021. Ci piace. Cosa ci narri? Esatto, cosa ci narri? Allora, oggi partirei dal Six Invitational 2021, che tra l'altro sarà ricordato come il primo evento della storia di Rainbow Six che ha visto un italiano, un team italiano partecipare all'interno di questo evento. Un evento importantissimo, si è svolto a Parigi e ha visto 3 milioni di dollari di montepremi, oltre che i makers protagonisti di questo evento, perché sono partiti al gruppo B, dove c'era anche il team che poi ha conseguito la vittoria dell'evento. Sono arrivati quinti nel girone. Nella loser hanno vinto il primo game contro Cloud9, che è un'organizzazione storica di, sia di Rainbow Six ma in generale del mondo esports, quindi una vittoria molto importante. E poi sono stati fermati dai TSM, che anche questo è un team americano veramente molto importante, al turno successivo. Però comunque, arrivando a quel risultato, sono riusciti comunque a vincere 75.000 dollari e a comunque togliersi una soddisfazione importante, perché l'Italia non aveva mai partecipato al Six Invitational. Molto molto bene, bene quanto la nazionale italiana, perché la nazionale italiana è andata molto bene sia su FIFA che su PES. Ci sono state le qualifiche di eEuro 2021, della quale l'Italia è tra l'altro campione e detentore del premio dall'anno scorso. Percorso invece più complicato per quanto riguarda la nazionale di FIFA, dove tra momenti di difficoltà e momenti di ottimi risultati, alla fine siamo riusciti a sbarazzarci della Svizzera, vincere questo importante game e qualificarci per Copenaghen, dove ci saranno 400.000 euro di montepremi per quello che è nient'altro che il mondiale dei nazionali di FIFA. Quindi poi ad agosto vedremo questo evento, vedremo come andranno gli europei di PES. Speriamo insomma che gli azzurri di FIFA e di PES vanno bene, come ne ha fatto sempre la nazionale di calcio. Beh, guarda, io spero che gli azzurri battano i cugini d'Oltralpe, perché sapete che nulla unisce il paese quanto una vittoria dell'Italia sulla Francia. Sì, lo abbiamo visto in Eurovision, lo abbiamo visto ai mondiali. Io spero, onestamente, spero che vincano, ma spero che sverdicino da destra e da sinistra i cugini francesi. Ci ho detto, ci ho posto, benissimo, l'opinione dell'amico la tocca piano, però penso che siamo tutti molto d'accordo. Allora, pensiamo tutti così. Però adesso facciamo un salto nel passato. Bene. Signori, grazie mille Nico, grazie. Detto anche grazie il dogma voi, e Papa Nicolò Mirra, Wikimirra, per giusto? Papa Nicolò Mirra primo, d'ora in poi sarà il suo sottopancia, primo. Papa Nicolò Mirra quindi, primo. Ora tuffiamoci nel passato, quando ancora il PC gaming era agli inizi, agli albori, e tutte le console volevano il lettore CD, e indovinate chi ce l'aveva? Il PC Engine. Il mondo delle console, in particolare sul finire degli anni 80, primi 90, era costellato da piattaforme che volevano cavalcare il successo planetario di Nintendo e Sega, a volte proponendo delle porcherie come il Commodore 64 DS, altre volte innovando e aprendo la strada allo sviluppo di nuove idee e tecnologie. Questo è il caso, per esempio, della console di cui vi parlerò oggi, il NEC PC Engine. Seppure il nome NEC fosse allora come oggi poco associato ai videogiochi, la multinazionale con base a Tokyo era affascinata dal mercato console e quindi si lanciò nell'avventura proposta da Hudson Soft, che in quegli anni aveva un team di ricerca all'avanguardia e tante capocce pensanti nell'organico. Dall'unione tra NEC e Hudson nacque così il PC Engine, una console incredibile nell'aspetto per il suo peso e dimensioni e in grado di surclassare la resa grafica delle principali antagoniste dell'epoca, cioè NES e Master System. Del resto va detto che le due console concorrenti nel 1989
1989 avevano sulle spalle rispettivamente 4 e 2 anni in più. Le cose in Giappone andarono subito alla grande per il PC Engine, riuscendo a rivaleggiare con il NES e superando di buona misura le vendite del Master System. La console riscosse in particolare grande successo tra gli amanti degli sparatutto, tra i quali impossibile non citare Sapphire di Hudson, il mitico Parodius di Konami e Lord of Thunder, sempre di Hudson. Nel resto del mondo, però, soprattutto per una politica distributiva discutibile, la diffusione di questa console andò un po' peggio. Benino negli Stati Uniti, malino in Inghilterra, Spagna e Francia, e malissimo in Italia, dove il PC Engine non ebbe mai un distributore ufficiale. Ed è un vero peccato, perché questa piccola console aveva delle caratteristiche molto interessanti, non tanto sui componenti hardware, che nel periodo di uscita la collocavano tra le console a 8 e quelle a 16 bit, ma perché già dalla progettazione iniziale il PC Engine era pensato per essere upgradabile aggiungendo delle periferiche. Dopo alcuni mesi, infatti, per il PC Engine uscì una periferica rivoluzionaria, un lettore di CD-ROM. Oggi i CD sono di fatto spariti dal mondo del computer e probabilmente l'attuale generazione di console sarà l'ultima a poterli leggere, ma all'epoca erano una assoluta e rivoluzionaria novità per il mondo del gaming. La console base permetteva di giocare con delle card chiamate U-Card, simili per dimensioni alle nostre carte di credito, seppur un pochino più spesse. Una soluzione un po' discutibile, perché a fronte di ridotte dimensioni permettevano di ospitare giochi complessi con una certa fatica, e per contro le stesse identiche card si potevano utilizzare anche con la console portatile più figa mai creata, il PC Engine GT. Questa console portatile aveva di fatto gli stessi componenti di quella casalinga, ma con un monitorino a colori e le pile. Certo, bisogna anche ammettere che costava uno sfacelo, cioè circa 300 dollaroni americani 30 anni fa, e alimentarla anche di più, visto che le pile non erano proprio a buon mercato e duravano giusto qualche ora. Ma torniamo alla nostra console casalinga e al suo bel lettore CD esterno, che cambiò totalmente le prestazioni del PC Engine, superando per certi versi le caratteristiche delle console di nuova generazione, in particolare Super Nintendo e Mega Drive. Poi Sega non restò a guardare e nel 91 dotò anch'essa di una periferica che leggeva i CD-ROM da associare al Mega Drive, ma questa è un'altra storia. Anche senza lettore CD, comunque, il PC Engine si faceva abbastanza valere, al punto che, utilizzando come metro di paragone Street Fighter 2, la conversione più fedele all'originale era proprio quella di NEC, superiore anche a quella delle console a 16 bit appena uscite. Purtroppo la vita del PC Engine fu un pochino sfortunata per via della distribuzione nel mondo un pochino così, ma ancora oggi è ricordata come una console fighissima da chi ha avuto il piacere di averla o anche solo provarla. Una console che aveva guardato avanti con coraggio, e il coraggio in queste cose si sa. È tutto. Grazie mille Raffo, passiamo da un Raffo a un Edo. Benissimo. Da Raffo a Edo. Vabbè, ciao Edo. Ciao ragazze, di cosa si parla oggi? Si parla di Mariuoli. Si parla di Mariuoli. Ah, quindi... Parliamo di ladri. Quindi di noi, sì. Quindi di noi. Esatto. No, aspetta. Ladri di emozioni, di divertimento, di risate noi, sicuramente esatto. Non di soldi. Peccato, ecco. Perché se avessi il talento di Lupin, ti assicuro che non ero qua. Hai ragione, ma ahimè non ce l'ho e non ho neanche il talento di Omar Sy, uno veramente degli attori che più mi piace. Negli ultimi anni la serie mi è molto piaciuta, questa miniserie che uscirà la seconda parte l'11 giugno, esatto. E quindi non vedo l'ora di vedere il proseguo delle avventure di Hassan Diop, ovvero Omar Sy, che interpreta appunto Lupin. Io non l'ho ancora visto. Bellissimo, io ho visto la prima parte della stagione e mi ha indisposto e offeso a livello personale il fatto che abbiano chiuso lì, in quel punto. Non posso spoilerarvi quindi, nulla, ma l'ho trovato veramente fuori luogo. Anch'io devo dirti la verità, però guarda, come serie di intrattenimento l'ho trovata veramente molto piacevole, perché sai quando spesso si dice basta, arrivo stanco a casa, voglio staccare e divertirmi quelle due ore, ecco lì succede questo con Lupin. Edo, ma se gli dessimo un voto? Un voto. Ma da 1 allora, a 10? Come serie di intrattenimento, quindi di intrattenimento, le darei un bel 7,5. Arrivavo addirittura a un 8 al 9. Sì, mi è piaciuta. Un 8, sì, è stata... Ma perché effettivamente la bravura di Omar Sy è...
secondo me dà molto valore alla serie, lui è molto bravo. Ragazzi, io vi voglio bene, io vi amo, sì. Vi sto ascoltato tutto il tempo, in realtà non me ne poteva fregare quasi niente. Sbagli. Ma perché? Esce Loki, esce la serie, lo sapete che io sono super fan. Vabbè, hai mal di testa? Il 9 giugno. No, non ho mal di testa, è emozionata, vai, dillo. Ok, scusate. Adesso ci guardiamo un approfondimento sulla serie che avrà sicuramente come voto il 10 perché c'è Tom Hiddleston, quindi tutto il resto non conta. Loki in uscita 9 giugno su Disney Plus. Stai bene, Jessica? Ho caldissimo. L'antieroe Marvel più carismatico, persuasivo, bugiardo e più amato di sempre fa il suo ritorno in grande stile, come sempre d'altronde, dal 9 giugno su Disney Plus. È finalmente giunto il momento di Loki. Credi che sia una buona idea riportare me sulla Terra? Forse no, sinceramente. Ma chi è veramente il dio dell'inganno? Sebbene i film dedicati al suo fratello Thor, o dovremmo dire fratellastro, abbiano dato molto spazio al nostro villain preferito e alla sua storia, è bene rinfrescarsi la memoria. Loki è il figlio legittimo del re dei giganti di ghiaccio e di sua moglie, la regina del mondo di Jotunheim. A causa della sua gracilità non ha mai ricevuto affetto dal padre, scomparso nella decisiva battaglia contro Odino, regnante di Asgard. Il piccolo viene trovato proprio da Odino, che lo accoglie nel suo regno e lo accudisce come fosse suo figlio. Col tempo Loki scopre la verità sulle sue origini e si allontana dalla famiglia con la quale è cresciuto, fino ad arrivare a complottare contro suo padre e suo fratello. Realmente non comprendi la gravità dei tuoi crimini. Ovunque tu vada c'è guerra, rovina e morte. Dopo svariati tentativi di conquista del regno, alternati a momenti di alleanza con Thor, al fine di eliminare minacce ben più pericolose, rivediamo Loki negli eventi tragici di Avengers Infinity War, dove perde la vita per mano di Thanos. Ma questo Loki sarà realmente morto? Ho la sensazione che andrà tutto bene. Comunque sia, in Avengers Endgame, il Loki del passato riesce a rubare il Tesseract e a fuggire in una linea temporale alternativa, da cui prende inizio la serie a lui dedicata. A causa del furto del cubo, Loki ha piegato la realtà e il tessuto dello spazio e dovrà collaborare con Mobius, membro della Time Variance Authority, l'organizzazione specializzata nel monitoraggio delle varie linee temporali, per ripristinare l'ordine. Perché io? Serve il tuo originale punto di vista alla Loki. Posso avere un'arma? No. Non so voi, ma noi speriamo che Thor e Loki si possano incontrare nuovamente in questa linea temporale per giocare ancora una volta a Chiamate Aiuto. Non faremo Chiamate Aiuto. Chiamate Aiuto, per favore, mio fratello sta morendo! Chiamate Aiuto, aiutatelo! Un classico. Dunque, con quelle mani. Esatto, quelle mani. Io per prepararmi alla serie della vita. Della vita, addirittura. Della vita. Beh, non ti do torto. Ok, meno male. Non ti do torto. Ne avevamo già parlato la volta scorsa, me li sono letta tutti entrambi perché mi sono preparata psicologicamente. Ecco, tra l'altro questo l'ho letto due volte. Ecco perché non rispondi su WhatsApp? Esatto. Perché li hai letti tutti. Ne avevo bisogno. Bene, ma tra l'altro c'è Marvel Eroi a casa. Che è una cosa divertentissima, sì. Dove si sono chiesti: ma i supereroi in lockdown cosa fanno? Si fanno le videochiamate, quindi io mi immagino incredibili aperitivi su Zoom tra Thor, Spider-Man, Pantera Nera e Thor mentre gioca a Fortnite online. Sappiamo tutti perché. Secondo te gioca a Fortnite online? Certo. Secondo me Loki passa il suo tempo a fare tuffe online. Cioè, alla fine lui è un personaggio che non fa niente senza malizia e senza doppi fini. Quindi non so, si è aperto un OnlyFans e vende robe strane. Brava, questo secondo me è il destino. Invece un'altra cosa molto interessante, sempre di Panini. Sì. Sempre assolutamente di Panini, è Caroline Tuesday. È nato prima l'anime, ha riscosso un discreto successo, decisamente. Sì, anche perché il regista era Watanabe, che è lo stesso di Cowboy Bebop. E lo studio d'animazione di Full Metal Alchemist e di My Hero Academia, tra l'altro che io adoro. Dovrebbe essere la casa di produzione, penso, sì. E adesso abbiamo fatto qua il manga. Esatto. Che è stato il percorso inverso. Bravissima. Prima l'anime e poi il manga. E poi il manga. Curiosa come cosa, vero? Sì, sì, sì. Non è proprio facilissimo che questi percorsi vadano al contrario. Esatto.
Comunque, allora, abbiamo parlato di Loki, abbiamo parlato di Carol and Tuesday, che, spoiler, è ambientato su Marte, si occupano di musica, giusto, musica sintetica. Android. E David Guetta, praticamente, la storia di David Guetta al femminile con due ragazze che... Vabbè, mi piace la cosa. C'è molta carne al fuoco. La cosa è carina. Allora, acchiappa al volo il terzo di Loki, che tanto so che hai letto. Esatto. Noi ci vediamo, ragazzi, settimana prossima, qua. Domenica prossima, appunto, con Crossover Universo Nerd su 7 Gold a mezzanotte, poi in replica il lunedì e poi anche sempre il lunedì su Facebook, dove potremo commentare come se non ci fosse un domani la puntata. Mi raccomando, vi aspettiamo, rimanete con noi, seguiteci ovunque tra Facebook e Instagram. Ricordatevi che noi siamo Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni. Con Middleton! Basta! Ho capito! Lo vedo che è buono! Nadine, non è che ti scrive su Instagram. Ma non ti senti. Inizia la tecnica del like. Oh certo, mi sono sentito.